Benvenuti amici di Thunder alla terza giornata del girone B del Mondialito 2019. Scendono in campo Marocco e Ucraina. Tutto pronto per l'inizio con il Marocco in possesso di palla che comincia a farla girare fino ad arrivare al numero 2 Abdallah Ahmed, che la gira centralmente per Benazi. Ancora in possesso palla il Marocco con l'Ucraina che aspetta. Traccia centrale, bello il tocco di prima di Altachiri. Ancora palla che gira. Torna da Altachiri. E gira bene il pallone in difesa, sempre il Marocco, cominciata da pochissimo la gara con il Marocco, sempre in possesso palla, ancora un'ottima giocata a trovare Abdallah. Buono il tocco di prima ancora e perde il pallone il Marocco e può ripartire l'Ucraina. Tocco all'indietro, allarga di prima, palla troppo lunga, recupera il possesso il Marocco, sale il campo. Dentro di prima, retropassaggio di testa, controlla l'estremo difensore ucraino, blocca il pallone, va al rilancio lungo in avanti, palla spizzata per un attimo da Pavlik, ancora up and under sulla tre quarti offensiva, si alza la bandierina del fuorigioco, concesso il vantaggio, riparte l'Ucraina, buona la copertura di Helaguat. Non ti conta, capito? Si lotta ancora sul pallone con l'ultimo tocco marocchino. Palla per l'Ucraina. Lotta ancora a centrocampo con il pallone recuperato dal Marocco, poi inciampa sul pallone Zerrad Elmadi, concede ancora la rimessa sempre per l'Ucraina dal lato destro, resta a terra un giocatore ucraino. Gioco di rientro, però fatta continua. Si rialza Pavlik, zoppicante, esce dal campo, vedremo se riuscirà a continuare, palla lunga messa fuori di testa ancora dalla retroguardia del Marocco, Chouaib lo mette direttamente fuori dal campo con le mani, con calma Sidorin cerca il movimento del compagno. Tutti fermi, non si muove nessuno per lo smarcamento, arriva ora il fischio. Due palloni in campo, messo fuori il secondo pallone. Si parte con la rimessa lunga, controllata per un attimo dal Marocco che allontana, prova a rilanciare l'azione l'Ucraina. Palla che si spegne in rimessa laterale. E si ricomincia. Buam Yassin prova lo scambio, buono l'1-2, palla leggermente troppo lunga, chiude l'Ucraina con una ottima palla in avanti controllata dagli attaccanti, si torna per un attimo indietro, c'è l'intervento dell'arbitro, fallo per l'Ucraina.
Omar, Omar. Punizione dalla tre quarti, pronto a battere Placidi Francesco. Tutti schierati sul secondo palo i compagni, arriva ora la battuta nel cuore dell'area di rigore. Alza un up and under dentro l'area, la retroguardia marocchina che in qualche modo prova a liberare. Ancora l'Ucraina, poi sul rimpallo guadagna la rimessa laterale. Alla battuta Dubniak in avanti, arriva la chiusura puntuale di Zerrad. Ancora con le mani Dubniak, prova ad andare lungo nel cuore dell'area di rigore, arriva il colpo di testa, palla spazzata dalla difesa, ora è l'Ucraina che prova a schiacciare gli avversari con il pressing, ma esce bene il Marocco, buono il doppio passo imbucata sulla sinistra per Zouaï, anzi è Boukari, pescato in posizione di fuorigioco, quindi recupera il pallone l'Ucraina. Palla in avanti, chiusura puntuale della difesa, controlla il pallone a centrocampo l'Ucraina, serie di rimpalli, ancora l'Ucraina in possesso, prova questa palla lunga sulla destra, corre veloce, prova l'anticipo, mettila fuori, Lewandowski, fuori, ancora a terra un giocatore ucraino, ancora Pavlik. Prova a rimettersi in piedi, prova a continuare. Un solo cambio in panchina per l'Ucraina. Sarebbe un problema spenderlo così presto nella partita. Palla riconsegnata al Marocco che ricomincia con il possesso di palla arretrato. Tentativo di lancio lungo con la palla che sfila, arriva la chiusura della difesa senza problemi, il rilancio sulla zona sinistra dove non ci sono giocatori ucraini a controllare il pallone, quindi rimessa laterale per il Marocco con Abdallah Ahmed che va in avanti con le mani, buono anticipo della retroguardia ucraina, ancora la chiusura però del Marocco che prova a dare ritmo all'azione. Recupera il pallone per un attimo l'Ucraina, poi ottimo il contrasto di Zerrad, sempre in possesso del pallone, lo appoggia all'indietro, prova a proporsi Bouamiassine, perde però il pallone, quindi tenta l'Ucraina di ripartire, chiude in qualche modo il Marocco che allarga il gioco verso destra. Tenta il passaggio in avanti, troppo rischioso, quindi c'è una buona opportunità per l'Ucraina. Tenta il dribbling Kalinic senza riuscirci. Ancora però Kalinic che insiste, recupera il pallone dopo la pressione. Imbucata centrale per lo scatto di Kabay. Chiuso in rimessa laterale. Riparte bene l'Ucraina. Lo so io tutto. Con le mani ancora Dubniak, palla dentro, il cross di prima con l'esterno destro, il colpo di testa e palla che si perde alta di poco. Marocco ancora in attacco, buono
il passaggio ad allargare sulla destra, va al cross il Marocco, ribattuto per un attimo, prova ad insistere, ben già chiude l'Ucraina, ma sempre il Marocco in spinta sulla destra con Abdallah Ahmed, va allo scambio con El Taki che la mette dentro, chiusura del portiere, dà un pallone difficile al compagno che se la cava in qualche modo, spazza l'Ucraina in avanti, buono lo scambio con il colpo di testa, appoggio all'indietro, c'è ancora spazio sulla destra, sulla pressione, è brava a far girare palla all'Ucraina. Ancora con Kalinic che viene a prendersi il pallone basso e lo allarga bene a destra per Francesco Placidi. Finta di passaggio, perde forse un tempo, mette in difficoltà il compagno che infatti deve rilanciare. Palla recuperata dal Marocco che è ancora al lancio lungo, ma ancora il portiere Janko Volodymyr controlla e rinvia. In una zona di campo in cui però non ci sono compagni, quindi può mettere a terra il pallone il Marocco. Scambio per vie centrali, viene a prendersi il pallone Lensar. Lancio lungo, in anticipo Placidi. Perde però il tempo sul pallone, entra in area il Marocco, il retropassaggio per l'appoggio a rete, il vantaggio di Boukari Ismail, 1-0 per il Marocco, ma per l'arbitro il pallone è uscito, quindi si riparte con la rimessa dal fondo, ma si è reso pericoloso il Marocco. No, no, uscita, uscita, ho visto. E l'Ucraina dalla parte opposta. Buono lo scambio centrale con Kalinic che prova addirittura il colpo di tacco a liberare il compagno. Riparte il Marocco sulla sinistra. C'è la spinta, c'è il contrasto. C'è anche il fallo in favore dei marocchini. E lancio lungo sulla sinistra ancora per lo scatto di Zerrad, velocissimo, palla troppo lunga che si perde però sul fondo. E ancora il Marocco che perde però il pallone in uscita, buono l'intervento di Dubniak che prova a spingere, ancora la chiusura della difesa marocchina con la palla che sfila, prova a riorganizzare la manovra all'Ucraina con una serie di tocchi di prima che liberano per un attimo Pavlik. Sul pallone ancora Zerrad sulla sinistra, fa quello che vuole in questo inizio di primo tempo, ancora Zerrad salta l'uomo, entra ora in area di rigore, alza la testa, non trova compagni, si appoggia all'indietro per il tiro di prima, si allunga il portiere ucraino e salva il risultato e prova a ripartire l'Ucraina con questo buon pallone in avanti sul quale lotta Lewandowski. Perde però il possesso, cerca un controllo difficile il Marocco che infatti perde palla. Riparte l'Ucraina, aspetta la salita dei compagni Pavlik. Poi prova a proporsi in mezzo a tre, perde il pallone la squadra ucraina, quindi il Marocco ancora. Prova l'attacco, chiude ancora la retroguardia azzurro-gialla. Buono il cambio di campo a favorire la discesa di Kabai, ma il pallone è controllato ancora dal Marocco che lo lascia sfilare. Rilancio dell'Ucraina, fallo che si concretizza a metà campo, quindi possesso che torna marocchino.
aspetta, aspetta! Bravo, Ashraf! Ancora il Marocco con l'azione offensiva, buono il passaggio dentro, prova addirittura la conclusione, c'è un intervento difettoso dell'estremo difensore, quindi continua l'azione insistita del Marocco che spinge sulla destra con Abdullah Ahmed. Si guadagna la rimessa laterale, ancora palla dentro, libera l'Ucraina. Ora palla in avanti controllata facilmente dal Marocco, sempre sulla fascia destra, ancora a favorire il compagno in mezzo a tre, ancora la palla recuperata dall'Ucraina, ottima la giocata nel traffico, subisce poi il contatto Kalinic. Ashraf, Ashraf, calmati! Abu! Ricomincia da nuovo! Dai! Brava, Ashraf! Sì, lanciar! Lanciar! Sul pallone Tsibikov, il capitano per la battuta. Va Tsibikov con il destro, palla morbida, nessun problema per Chacha. Che blocca e fa ripartire il Marocco. Chiude per un attimo l'Ucraina con ancora il lancio lungo, troppo largo. E recupera il pallone l'Ucraina. Ancora la traccia centrale, ottima l'uscita di El Gaout. Prova anche il sombrero sul raddoppio, perde il possesso, palla all'indietro. Centralmente ora per Rusnak. Rilancio in avanti, c'è il colpo di testa, ancora l'Ucraina. Sempre a far girare il pallone. Sulla tre quarti ora scollassa la difesa del Marocco, ma in qualche modo l'Ucraina prova a mantenere il pallone che schizza dalle parti di Chacha. Che la mette fuori, resta a terra. Però un giocatore marocchino è Al-Tahiki. Si riparte, può rientrare in campo Al-Tahiki. Saliamoci, dai, dai, dai. Bravo, vai, vai Smail, vai Smail. Rilancio lungo, chiude bene la difesa ucraina, poi
un intervento difettoso del numero 11 del Marocco, Bouam Yassin, palla lunga controllata senza problemi da Chacha. Omar qua e risale il Marocco, finta di lancio, quindi riesce a partire in solitaria. Ottima l'azione di Abdallah Med, fallo sulla tre quarti subito da El Takiri, e ancora prova Abdallah Med, perde il pallone il Marocco, ricomincia l'azione l'Ucraina, palla buona in avanti controllata da Kabay, subito dalla parte opposta con Tsibikov che cerca il pallone filtrante in avanti, cioè la buona chiusura del Marocco che riparte con Chaoui in azione personale, la chiusura sul passaggio di Kabay, e Ucraina che prova ad allungarsi sulla destra con questa palla lunga per Pavlik sulla destra, prova ad andare vicino al portatore di palla Kalinic, palla dentro, buona l'uscita di Chacha, e ancora l'Ucraina che prende coraggio e sale con Placidi al cross dentro, l'uscita di Chacha che riesce a metterla fuori, ancora il Marocco a fare muro e l'Ucraina ad insistere, pallone che torna buono per l'appoggio su Dubniak, ancora palla allargata sulla sinistra per Lewandowski che prova a metterla dentro, recupera il pallone il Marocco che va a spazzare in avanti, buono lo stop di testa per la combinazione fra gli attaccanti, pallone che passa, arriva dalle parti di Benja, prova l'uno contro uno, poi ricomincia, non si è sviluppato tutto il contropiede che si ravviva ora con questo lancio lungo sulla sinistra dove c'è Bouam, tocco all'indietro, arriva l'anticipo di Placidi e riparte l'Ucraina sulla destra, squadre che sembrano un po' stanche ora, palla dentro, buona la chiusura, ancora il tocco sotto a trovare Zerrad che si butta dentro, ancora Zerrad, sempre Zerrad sul sinistra, arriva il tiro, c'è l'intervento e poi sulla respinta arriva il gol dell'Ucraina con Chuai Yassin. Kalinic, tocca indietro per Dubniak, ancora Kalinic, ora deve inseguire l'Ucraina, tocco dentro per Ruznak, ancora largo per Grishin, in avanti chiude il Marocco ma torna in possesso del pallone Kabay, ottima la chiusura, è scivolata ancora di Abdallah Ahmed. Buona la palla dentro per Kalinic che non riesce a girarsi, c'è una buona possibilità per ripartire per il Marocco, la palla dentro, chiusura della difesa ucraina, poi lancio lungo a favorire lo scatto di Kalinic, Kalinic, grandissima parata di Chacha. Lancio lungo in avanti ancora, respinge di testa l'Ucraina, buona la giocata a mantenere il possesso di Kabay dalla parte opposta, ancora ad attaccare l'Ucraina con l'azione insistita di Pavlic che subisce il fallo, la posizione è pericolosa. Thank you.
in quattro in barriera, in due sul pallone. Kalinic che va con il destro, colpisce la barriera, ancora il pallone fra i piedi di Kalinic che decide di riallargare il gioco. Palla centrale per Dubniak che allarga bene con il mancino, sempre dalle parti di Kalinic che prova a rientrare sul destro, passaggio orizzontale che mette in difficoltà il compagno che infatti non riesce a controllare. Può ripartire il Marocco con questa bella palla sulla destra, grande la giocata di El Takhiki che si butta dentro con il destro, palla che esce di pochissimo, grande azione di El Takhiki. Ancora l'Ucraina a manovrare il pallone con Rushnak. Tocco all'indietro. Tutto di prima il Marocco che qui però perde il pallone, ma c'è l'intervento dell'arbitro per il fallo. Buona giocata di El Takhiki. Si riparte con il lancio lungo direttamente dentro l'area di rigore, la spizzata di testa, palla che si perde sul fondo, sempre 1-0 per il Marocco, gol di Chouaoui Yassin. Noi siamo al 27esimo ed è pronto al rinvio dal fondo Volodomir Janko. Rilancio con il destro, tocca di testa per un attimo un giocatore del Marocco che mette in difficoltà El Gaout, che però se la cava benissimo con un palleggio a scavalcare l'avversario. Già in avanti il Marocco con Zerrad che prova ancora l'azione personale, incontellibile Zerrad qui con l'aiuto di un compagno non riesce a superare la difesa, ci mette la forza fisica l'Ucraina per provare a risalire il campo. Buona la traccia centrale a trovare ancora Kabai, chiusura ancora del Marocco, palla fra i piedi. Scarica indietro. Di Benja, ora si appoggia lì indietro su Abdallah Ahmed, ancora Benja, buona la chiusura della difesa con l'aiuto di Pavlic che va al lancio lungo, controlla ancora il Marocco che ricomincia a far girare il pallone con passaggi di prima. Abdallah Ahmed ancora all'indietro, gira il pallone ancora Benazi, torna indietro. Con calma ora, la squadra in vantaggio per 1-0, sbaglia qui però l'appoggio, rimessa laterale per l'Ucraina, con le mani va Sidorin. Passaggio all'indietro per Grishuk, il tocco con la mano, il fallo. Vai suoi. Calma. E ancora il lancio in avanti. Bravi. La chiusura, lo stop. Attento Omar. Chi viene? Palla ancora centrale. Up and under. In avanti si lotta con il fisico, bravo a fare la sponda l'attaccante ucraino, recupera palla il Marocco che prova a riportarsi in attacco, la giocata di El Takhiki, palla in avanti, c'è il contatto e c'è il fallo sulla tre quarti, arriva anche l'ammonizione.
Pronto per la battuta, arriva ora il calcio a giro, la traversa. Parte con il lancio lungo, la spizzata, la palla esce fuori. Palla dentro, arriva la spizzata, messa fuori, possibilità per l'Ucraina, prova la puntata, chiude in qualche modo Bouam Yassin e spazza il Marocco con un'ottima giocata, buonissimo anche il controllo davanti, Lucar Ismail che favorisce l'inserimento di El Takiri che non arriva però sul pallone, complice l'ottima chiusura della difesa da questa parte, ancora fa muro il Marocco ma recupera palla ancora l'Ucraina che si rifugia sul portiere con Janko che va ancora vicino da Dubniak che fa un'ottima giocata per saltare l'avversario. Ricomincia la trama dell'Ucraina che va al lancio lungo sempre a cercare Kalinic all'uno contro uno, Kalinic la mette dentro, c'è il tentativo di stop, palla che torna buona per Pavlik ma c'è l'ottima uscita del portiere Ciacia che blocca. Sibikov allarga ancora sulla destra, poi centralmente per Rusnak, dentro ancora il pallone per Pavlik, chiude tutto alla fine Chuai, scambia con il compagno, palla che torna ancora all'indietro, ottima l'apertura sulla destra ma c'è sempre la chiusura, un attentissimo Dubniak, sempre in possesso palla l'Ucraina che ha pallone troppo largo sulla destra per Lewandowski che riesce però a tenerla in campo, passaggio arretrato, poi la palla messa dentro in maniera troppo debole, chiude ancora il Marocco ma ora è l'Ucraina a fare pressione, rimessa laterale per il Marocco che risale il campo. Respira Ashraf. Il Marocco prova la conclusione, si accartoccia
sul pallone Janko, che va al rilancio in avanti. Buona ancora la giocata di Pavlik, ancora Pavlik che recupera il pallone, tocco sotto per lo scatto di Kalinic, fuori gioco, sbaglia anche la conclusione Kalinic. Il lancio in avanti, lo stop, si gira ancora da un ottimo pallone Zerrad, ancora Zerrad che riprova l'imbucata, c'è di nuovo la chiusura della difesa, palla in avanti, la gira Pavlic, trova Rusnak che prova a cambiare il gioco, lancio troppo lungo in avanti. Stai 2 metri da buco. Rimani in linea con te, non è avanti da te. E lancio in avanti il passaggio, prova ad accentrarsi l'Ucraina con calma, manovra il passaggio che arriva all'indietro, poi si va da Grishuk, tocco sotto a favorire il movimento della punta che sbaglia poi l'appoggio all'indietro, in seconda battuta arriva Kabai, la lascia per Kabai sempre che allarga, arriva il fallo su Pavlik, la posizione è pericolosa, pronto per la battuta, parte ora con il mancino direttamente sulla barriera, chiedono un tocco di mano, l'arbitro è tutto regolare, quindi si continua ancora un intervento e c'è di nuovo il fallo. Pronto per l'esecuzione del calcio di punizione, arriva il cross morbido nell'area di rigore, colpisce di testa Pavlik che non trova però lo specchio della porta, era saltato tutto solo il numero 11. Rilancio in avanti di testa, il più piccolo di tutti, la toccata Chuai, l'autore del gol, controlla però l'Ucraina che si porta in avanti con Pavlik, ancora l'appoggio, chiude bene il centrocampo marocchino, buono il passaggio, leggermente troppo corto, ma anche l'anticipo di Dublak non è preciso e quindi riparte il Marocco sempre con Abdallah Ahmed a tutta velocità sulla destra, lotta con Kabai, prova a crossare ancora Abdallah, il tocco favorisce però i giocatori ucraini che provano a ricostruire l'azione, lancio lungo ancora per lo scatto di Kalinic, arriva la copertura, il rinvio di Ciacia, lo stop sbagliato a centrocampo, quindi ancora l'Ucraina con Lewandowski,
che attacca sulla destra, Lewandowski, doppio passo, entra in area, Lewandowski, c'è il contatto, arriva il fischio ed è calcio di rigore. Tutto pronto per la battuta del rigore con Kalinic. Sul pallone va Kalinic con il destro, spiazza Ciacia ed è l'1-1 dell'Ucraina. Ahmed. 42esimo minuto, 1-1, appena pareggiato la Turchia con il rigore di Kalinic e si riversa subito in attacco il Marocco per provare a riportarsi in attacco. C'è il fallo, la posizione pericolosa. Sul punto di battuta Abdallah Ahmed va con il destro a metterla dentro direttamente sul portiere che allontana, respinge in qualche modo l'Ucraina. Restano a terra in due sul fischio della fine del primo tempo che conclude sul punteggio di 1-1.